L'uomo è impegnato nella ricerca incessante della felicità, ma non è in grado di definire esattamente cos'è la componente essenziale della felicità. Quindi passa da un guadagno oggettivo all'altro, sempre scontento di se stesso e infastidito dalle delusioni. Cerca di possedere, di accumulare, di acquisire sempre più spazzatura dall'esterno, che offusca la sua visione e attenua il suo appetito di guadagni che durano permanentemente. Quando un uomo può dire sono pienamente felice, non ho più bisogno? Qual è la natura della gioia o del conforto che vi possono dare gli oggetti esterni? L'uomo non si ferma a indagare. Egli non è consapevole di essere egli stesso l'incarnazione della felicità più alta e più duratura, l'ananda, beatitudine. Quel difetto lo ha portato al disastro e alla malattia. Prima di cercare la felicità attraverso i sensi, la mente e l'intelletto, l'uomo dovrebbe esaminarsi, capire se egli è un fascio di sensi, una mente che gioca con loro o un intelletto che razionalizza i desideri mentali. Il corpo fisico è il corpo grossolano. L'acqua che è destinata a contenere e trasportare è il corpo sottile. La realtà del vasaio che lo modella è il corpo causale. I tre corpi di ognuno sono chiamati rispettivamente stula grossolano, sukshma sottile e karana causale. Queste sono le guaine fisiche e vitali. Stula, guaine fisiche e vitali. Le guaine mentali e intellettuali sono rappresentate dal Sukshma e la guaina della beatitudine o Anandamaya è rappresentato dal corpo karana o causale. Dietro all'ananda vi è la sorgente dell'ananda, ovvero l'atma. Ci sono tre fasi della saggezza correlate a questi tre corpi: Jnana, Sunjnana e Vijnana. La conoscenza che viene acquisita dall'analisi del mondo oggettivo e dalle similitudini dei comportamenti dei suoi componenti è Jnana. Quando questa conoscenza viene ulteriormente studiata, approfondita e praticata per migliorare gli interessi della singola società, viene definita Sunjnana o saggezza benefica. Le intenzioni ed gli impulsi che derivano dalla conoscenza purificata, saturata dalle qualità divine che emanano dal saggio, vengono indicate come vijnana, la più alta saggezza. Va notato che la parola vijnana viene spesso utilizzata in modo improprio per indicare una semplice conoscenza o delle informazioni analizzate sulle percezioni sensoriali de che derivano dal contatto con il mondo materiale. La cultura indiana usa la parola per la saggezza suprema, per indicare colui che vede, il veggente, il santo. L'intelligenza, l'intelletto e l'intuizione, questi tre guidano, governano i pensieri e le azioni dell'uomo. Uno conduce ad un altro. Questo è il significato della preghiera con cui Gandhi ha risvegliato l'impulso riguardo alla liberazione di questo paese. La liberazione non solo dal dominio straniero, ma anche da tendenze aliene e tendenze del pensiero. Egli ha causato il riverbero ovunque in tutta la terra, facendo emergere questa preghiera da milioni di gole in tutta l'India. Se
Sabko Sanmati De Bhagavan, o Signore, concedi a tutti l'equipaggiamento di poter beneficiare dell'intelligenza. Una volta che si è assicurati di questo, il progresso è sicuro. Una volta che l'intelligenza è stata purificata e viene dedicata allo sforzo spirituale, non ci dovrebbe essere alcun passo indietro sul percorso, qualunque sia l'ostacolo e qualunque sia la tentazione. Hanuman era incaricato della missione di scoprire il luogo in cui Ravana aveva confinato Sita. E decise che avrebbe fatto un salto al mare verso Lanka per cercarla in quell'isola di Ramma che portava nel suo cuore e sulla sua lingua. Una montagna immersa nel fondo del mare sentì il forte bisogno di fare un piccolo servizio perché si sentiva uno strumento di Dio e si impegnò in un'avventura estenuante. Il suo nome era Mianaka. Si elevò sopra le acque e invocò Hanuman a riposare un po' sulle sue rive e a rinfrescarsi mangiando i frutti che crescevano sugli alberi. Hanuman rifiutò di ritardare il suo sbarco in Lanka, era impegnato nella missione divina e che non gli dava riposo e non gli consentiva nessun ritardo, nessun controllo. Quindi rimase sordo alle esortazioni di Mianaka e si affrettò ad adempiere al comando del Signore. Riflettete su questo incidente, considerate la compassione e l'entusiasmo che possono servire a degli inerti, degli esseri inerti come la montagna, come ciò che aveva sentito la montagna. Considerate la fermezza e la fede, il non voler deviare e la lealtà della scimmia Hanuman. Non sono lezioni inestimabili che possono essere insegnate all'uomo, lezioni provenienti dal cuore, che sciolgono la sofferenza. Una testa, una mente che rifiuta di deviare dal cammino del proprio dovere. L'intero dovere dell'uomo è di impegnarsi in buone azioni con il corpo grossolano, disperdendo i pensieri cattivi e dirigendosi verso il bene e le buone influenze intorno a lui, attraverso il suo corpo sottile, e ottenendo così l'autorealizzazione e la beatitudine attraverso il corpo causale. Cercare Dio con gli strumenti di laboratorio è come cercare di curare un dolore allo stomaco versando delle gocce negli occhi. Esiste una tecnica ed esiste uno strumento speciale a tale scopo che i maestri della scienza hanno sviluppato e di cui hanno parlato. Equipaggiate voi stessi di occhi limpidi e attraverso il distacco e l'amore affinate il vostro senso della discriminazione, viveka, in modo che non abbiate pregiudizi o predilizioni. Quindi potrete vedere Dio in voi, intorno a voi, in tutto ciò che conoscete, sentite e siete. Credere che il corpo sia tutto e che non vi sia alcuna entità incarnata in esso è un errore. Un altro errore è ignorare o dimenticare che non ci può essere onda senza oceano e nessun corpo senza il sé divino, l'atma. L'atma non si modifica mai. È l'individuo che subisce modifiche e viene trasportato. Nel momento in cui sapete che siete l'atma, voi non potrete mai essere influenzati o deviati. Un'altra caratteristica dell'individuo è che non può essere solo separato dal resto. Come una goccia d'olio nell'acqua si diffonde, si espande, allo stesso modo l'io cerca gli altri e cerca di diventare il noi. La vita è un percorso dall'io al noi, ma solitamente ci si allontana e si sfugge e non si raggiunge Dio, noi. Solo l'intelletto può indirizzare l'uomo nel percorso della discriminazione tra il vero cammino e il falso cammino, il passo giusto o il passo improprio.
Questo è il motivo per cui l'uomo prega da secoli con l'inno della Gayatri. Illuminami, stimola la mia intelligenza affinché io possa camminare nel bene. Il potere di ragionamento dell'uomo è modellato non solo dall'educazione che riceve, ma anche dall'impatto che ha dalle vite passate e dalle sue proiezioni verso gli eventi futuri. Se il suo potere viene utilizzato per il proprio ego e per espandere il proprio ego, questo alimenta solo l'illusione. Se il suo potere viene usato per il servizio verso gli altri, questo promuoverà la rivelazione della realtà. La ragione serve per esaminare i capricci della mente e poter accedere al brevetto della divinità che è insita in ogni individuo e brilla in esso. Donate amore a tutti, rinunciate all'ego, mostrate eroismo attraverso il servizio, abbiate compassione per i compagni, sentite la vostra intima parentela con loro. Visualizzate l'Atma che illumina tutto. Questo vi porterà infinita felicità. Tutte le incarnazioni che scendono, tutte le incarnazioni divine che scendono sono avatar, vale a dire manifestazioni di Dio. Qual è quindi la caratteristica speciale di Rama, Krishna, Buddha e Cristo? Perché festeggiate i loro compleanni con tale entusiasmo e riverenza? La loro specialità è semplicemente questa: essi sono consapevoli. Voi non siete a conoscenza dell'Atma, che è la verità. La consapevolezza conferisce grazia, gloria, maestà, potenza, splendore. La consapevolezza conferisce la liberazione dai limiti, dal tempo, dallo spazio, dalla causalità, dal sonno, dal sogno e dalla veglia. Per voi il sonno è finzione, il sogno è fantasia e la veglia è uno stato multidirezionale. Gli avatar sono sempre vigili, consapevoli. Illuminati. Il saggio è colui che mantiene la sua ragione chiara, sempre più chiara, egli vede le cose così come sono realmente. Ascoltate il consiglio. La vita è una sfida, affrontatela. La vita è amore, condividetela. La vita è un sogno, realizzatelo. La vita è un gioco. Giocateci. Questo è il vero progresso dell'aspirante spirituale. Questa è la marcia del leone attraverso la foresta, senza paura. Arriva vittorioso in modo magistrale. Il ruggito del leone fa precipitare nel panico tutti gli abitanti. Così anche l'alone della saggezza disperde la covata oscura della paura e del dubbio. La vita scorre come un tifone selvaggio. Gli anni assegnati si sciolgono come neve davanti al sole, ma l'uomo spreca la preziosa occasione e si allontana in follie e frivolezze. Il desiderio dell'anima, dell'essere umano, è quello di pregare dalla non verità, guidami nella verità, dall'oscurità, guidami alla luce, dalla morte, guidami verso l'immortalità, dice l'anima non realizzata. A che serve onorare l'avatar nel giorno del suo compleanno, poiché ha preso forma umana ed è sacra? Il messaggio dell'avatar deve nascere, deve diventare vivo, deve crescere in voi, nel vostro cuore. Quello è il compleanno che dovete festeggiare. Festeggiate il compleanno dell'avatar nel vostro villaggio. Non è necessario percorrere lunghe distanze fino a dove sono io fisicamente.
Piantate i semi dell'amore nel vostro cuore, lasciateli crescere in alberi di servizio verso gli altri e inondate i dolci frutti di Ananda, beatitudine. Condividete la beatitudine con tutti. Questo è il modo corretto di celebrare il compleanno. Vi ho detto che la mia vita è il mio messaggio. Vi esorto alla via dell'Upanishad. Venerate la madre come divino, venerate il padre come divino, venerate il maestro come divino, venerate l'ospite come divino. Ora procederò verso il luogo in cui sono sepolti i loro corpi, per offrire come vi ho consigliato ed esprimere gratitudine e rispetto ai genitori. Successivamente sarà issata sul mandir la bandiera di Prashanti. Sollevatela sui santuari dei vostri cuori, i santuari dove Dio è installato, e realizzatene la sua presenza reale in ogni momento della vostra vita. Un martello di ferro rovente può essere modellato solo da un ferro freddo. Allo stesso modo, una persona dalle emozioni roventi e passionali può essere modellata da un martello che non conosce né il calore della rabbia né il calore dell'odio. Questo è il motivo per cui Rama è stato in grado di sconfiggere Ravana e distruggerlo. Perché? La stessa parola sattva significa forza, potere, vigore, vitalità. Per la virtù è potere, bontà è potere. Rama e Lakshmana sono mahatma sattvici, incarnazioni di potere dotati della giustizia. Jagadishwari, Maheshwari, Sai.